Buongiorno, trasmettiamo il programma Schede, Astrofisica, dal titolo Vita di una galassia, a cura del Dipartimento Scuola Educazione. Tutti hanno visto in una notte serena e senza luna, lontano dalle luci abbaglianti e dallo smog delle grandi città, quella fascia biancastra che descrive nel cielo una specie di arco immenso. È la galassia o Via Lattea, che i grandi telescopi ci mostrano formata dall'addensarsi di innumerevoli stelle. Ma gli antichi, privi di questi mezzi di osservazione, non sapevano cosa pensare di questa strana figura che sembra avvolgere il cielo, con la Terra nel suo interno. Tanto che il nostro sommo poeta Dante ce la descrive: distinta da minori e maggi lumi, biancheggia tra poli del mondo, galassia sì che fa dubbiar ben saggi. Infatti, il grande scienziato e filosofo Aristotele riteneva che la Via Lattea fosse una condensazione delle parti superiori dell'atmosfera, mentre l'altro filosofo greco, Democrito, affermava che essa era un agglomerato di stelle troppo deboli e troppo fitte per potersi distinguere individualmente. Il dubbio fu risolto definitivamente da Galileo con il suo cannocchiale, che mostrò la galassia quale effettivamente era. Una congerie di stelle innumerevoli, delle quali parecchie si vedono abbastanza grandi e distinte, ma la moltitudine delle piccole è del tutto inesplorabile. Dopo Galileo, molti scienziati specularono sopra la natura della galassia, ma il primo a farne uno studio sistematico fu Guglielmo Herschel. Questi era un suonatore di banda tedesco, fuggito in Inghilterra per sfuggire al servizio militare. Egli era un appassionato di astronomia e si costruì i più grandi telescopi del suo tempo e anche i più perfezionati. Per mezzo di questi egli compì numerose osservazioni che lo collocarono al primo posto tra gli astronomi non solo della sua epoca, ma forse di tutti i tempi. Tra le altre cose egli compì uno studio sistematico della galassia e riuscì in qualche modo, attraverso considerazioni di carattere statistico, riuscì a darne anche un'idea della forma e delle dimensioni.
Secondo Herschel, e anche secondo le idee moderne, la galassia è un agglomerato di un numero enorme, centinaia di miliardi di stelle, che riempiono uno spazio simile a quello di una lente. Naturalmente, guardando nella direzione del piano della lente, noi vediamo più stelle che non guardando nelle direzioni perpendicolari, perché lo spessore della lente è circa da 100 a 1000 volte più piccolo del suo diametro. La difficoltà principale nel riconoscere dall'interno la struttura della galassia sta nel fatto che le osservazioni celesti ci danno solo un'immagine bidimensionale, piatta della realtà. Guardando una fotografia del cielo, non possiamo dire quali stelle siano più vicine e quali più lontane. Nella costellazione del Cigno, la brillante Deneb o Alfa Cigni è lontanissima, mentre la stella che porta il numero 61 ed è a stento visibile ad occhio nudo è una delle più vicine. Fortunatamente, il nostro Sole si muove tra le stelle e ciò dà luogo a un effetto di prospettiva, per cui le stelle più vicine sembrano scorrere davanti a quelle più lontane, proprio come gli alberi e le case vicine, visti dal treno in moto, sembrano scorrere davanti a quelli più lontani. Anche questo moto è stato scoperto da Herschel. Un effetto simile, ma un poco più complicato, fu scoperto una cinquantina d'anni fa dall'astronomo olandese Jan Oort, il quale riconobbe in tal modo che tutte le stelle della galassia descrivono orbite immense intorno a un centro che si trova nella costellazione del Sagittario, a grande distanza dal Sole. Dense nubi di polvere interstellare coprono la regione centrale della Via Lattea, che sembra perciò dividersi in due rami. Queste nubi sono in tutto simili a quelle che si osservano in alcune galassie, le quali si devono considerare simili alla galassia di Andromeda, ma viste di taglio. Ma anche queste osservazioni non danno ancora un'idea chiara della struttura della galassia, anche se hanno consentito a Oort di darne un'immagine schematica e di fissarne le dimensioni. Si trovò così che la grande lente o disco aveva un diametro di quasi 100.000 anni luce, ma uno spessore 100 volte minore. La Via Lattea apparirebbe molto più brillante se non vi fossero le nubi di polvere che sottraggono una grande parte della luce delle stelle che si trovano vicine al piano del disco. Tuttavia, solo attraverso le osservazioni radioastronomiche che utilizzano le radiazioni elettromagnetiche di grande lunghezza d'onda, come quelle impiegate nelle trasmissioni radiofoniche e televisive, è stato possibile riconoscere che anche la nostra galassia possiede una struttura a spirale. I radiotelescopi non vedono le stelle perché la radioemissione delle stelle è estremamente debole. Però negli spazi tra una stella e l'altra, negli spazi interstellari, esiste anche
un gas estremamente rarefatto, costituito essenzialmente da idrogeno. Ora, nelle condizioni in cui si trova questo gas nello spazio interstellare, in cui gli atomi di idrogeno si trovano nello spazio interstellare, questi atomi possono emettere radiazione di una particolare lunghezza d'onda, circa 21 centimetri. In altre parole, ogni atomo di idrogeno è come una minuscola antenna che irradia, che emette onde di 21 centimetri. Quindi basta sincronizzare un radiotelescopio sulla lunghezza d'onda di 21 centimetri, questo radiotelescopio vedrà non gli atomi individuali, ma le nubi di idrogeno formate appunto da questi atomi che stanno emettendo. Ora, sfruttando opportunamente le proprietà della rotazione di tutto il sistema galattico, è possibile determinare non solamente la direzione in cui si trovano queste nubi emittenti, ma anche la loro distanza. In altre parole, si può costruire una mappa dell'idrogeno interstellare ed è appunto il disegno corrispondente a questa mappa che ci ha fatto riconoscere in maniera ineccepibile che la nostra galassia è una galassia a spirale, perché le nubi di idrogeno disegnano precisamente le spire di questa grande galassia a spirale. Un problema che ha causato perplessità agli astronomi per più di un secolo è quello di come spiegare questa straordinaria forma a spirale delle galassie. In verità, non tutte le galassie sono spirali. Una metà circa appare di forma ellittica più o meno schiacciata. Queste ultime corrispondono a quello che ci si aspetta da una massa fluida rotante, ma naturalmente le molecole di questo fluido sono le stelle. La teoria della forma spirale è stata invece sviluppata in modo convincente solo una decina di anni fa dall'astronomo cinese, naturalizzato americano, Lin. Secondo questa teoria, le spirali sono onde di densità autogravitanti. Le stelle e le nubi di gas ruotano intorno al centro della galassia, ma quando arrivano in vicinanza di un braccio della spirale, sono prima accelerate, ma poi frenate dall'attrazione del braccio stesso, e quindi la loro densità aumenta come la densità del traffico automobilistico quando le vetture sono costrette a rallentare. I bracci delle spirali sono quindi regioni di maggiore densità che si spostano ruotando con una velocità diversa, più lenta, di quella delle stelle e delle nubi di gas. Per gli studi di questi processi, i teorici dispongono oggi di grandi complessi di calcolo che consentono di simulare ciò che si svolge in natura. Ciò ha permesso di sviluppare una teoria alternativa a quella di Lin, che però non la esclude. Questa nuova teoria associa la formazione dei bracci di spirale alla nascita delle stelle entro la galassia. Le stelle si originano a seguito di esplosioni, o bursts, di attività provocate da vere esplosioni di stelle massicce di una generazione anteriore. Le esplosioni generano la formazione di generazioni successive di stelle lungo il fronte dell'onda. La sua forma spirale è determinata dal moto generale di rotazione. Questo è illustrato da tre filmetti prodotti dal calcolatore, l'ultimo dei quali, in particolare, mostra in modo impressionante la somiglianza tra i modelli così costruiti e la realtà.
In alcuni modelli, l'esplosione iniziale parte dal nucleo galattico. I grandi calcolatori sono impiegati anche nella elaborazione delle classiche osservazioni fotografiche. La lastra fotografica esposta con il telescopio viene sviluppata e fissata come nella fotografia ordinaria, ma successivamente l'immagine è esaminata da strumenti particolari ed elaborata per mezzo di calcolatori elettronici. Noi viviamo ora in un momento particolarmente esaltante della storia dell'astronomia. L'evoluzione dei mezzi tecnici fa cambiare quasi ogni giorno il panorama di quello che noi vediamo. Non solo le osservazioni infrarosse, radio, ultraviolette hanno aperto smisuratamente il campo delle possibilità astronomiche, ma anche le osservazioni classiche a mezzo della fotografia non vengono più studiate esaminando semplicemente quello che si vede sopra una lastra fotografica, ma le immagini vengono elaborate attraverso complessi sistemi di riduzione elettronica che ne interpretano tutti i particolari e ne rilevano e permettono di ricavarne delle osservazioni, delle informazioni che altrimenti sarebbe quasi impossibile vedere. Le galassie non sono mai isolate nello spazio, ma si trovano riunite sempre in gruppi più o meno numerosi, che vanno dai piccoli gruppi di 3 o 4 galassie, che sono come satelliti di una maggiore, come per esempio le nubi di Magellano e la nostra galassia, o i 2 satelliti della grande galassia di Andromeda, fino ai grandi ammassi,
come Virgo, Coma, Hercules, eccetera. Non è ben chiaro se esista una specie di gerarchia di ammassi di galassie, ammassi di ammassi e così via, ma è quasi certo che questa distribuzione rispecchia la turbolenza del moto di espansione del gas che riempiva l'universo dopo la grande esplosione iniziale, o Big Bang. Se ciò fosse vero, si dovrebbe concludere che tutte le galassie si sono formate insieme, o perlomeno che l'universo ha attraversato un'epoca in cui le galassie si sono formate con una frequenza assai maggiore, condensandosi dal gas primordiale e seguendo poi la loro vita come individualità separate. Questo si può comprendere pensando che prima di quell'epoca la temperatura del gas era troppo alta, dopo la densità è divenuta troppo bassa. La nascita delle galassie sarebbe allora un evento unico e irripetibile nella storia dell'universo. A un certo momento, il plasma uscito dal Big Bang che riempiva l'universo ha cominciato a frazionarsi in masse distinte, che si separavano sempre più l'una dall'altra. Come ciò sia avvenuto non è ben chiaro, ma il frazionamento deve essersi verificato quasi simultaneamente dappertutto una quindicina di miliardi di anni fa, quando la temperatura del plasma, che all'epoca del Big Bang era molto più elevata, era discesa a circa 2000 gradi. Quella particolare massa gassosa da cui doveva poi sorgere la nostra galassia, quella cioè che noi chiamiamo la protogalassia, doveva avere in origine probabilmente una forma presso a poco sferica e ruotava lentamente intorno a un certo asse, mentre andava assestandosi verso una situazione di equilibrio, cioè condensandosi sempre di più verso il centro. Ma nel condensarsi così, anche questa massa si è frammentata a sua volta in masse più piccole. Questo ha certamente accelerato il processo di condensazione e da quel momento la massa si è divisa in due componenti. La componente che potremmo chiamare stellare, cioè le stelle. Le quali hanno continuato il loro movimento. Insieme alle stelle, però, sono rimaste ancora delle grandi nubi di gas, le quali tutte andavano sempre girando. Ed è facile convincersi che mentre le stelle non urtavano tra loro perché erano di piccole dimensioni, le grandi masse urtavano una contro l'altra, dissolvendosi e riformandosi continuamente, e alla fine l'unico possibile movimento rimasto deve essere stato quello di masse che girano in un grande disco gassoso. Mentre le stelle, quelle già formate, hanno continuato a ruotare intorno a orbite più o meno regolari intorno al centro, ed altre continuamente si andavano formando nel disco della galassia. Le stelle della prima generazione sono per lo più riunite nei grandi ammassi globulari. Quelle delle generazioni successive sono nate e nascono ancora nelle grandi nubi gassose sopravvissute. Vi sono ancora molti punti oscuri in questa che può essere considerata una ipotesi di lavoro, per esempio le modalità e le durate, relativamente brevi, dei processi iniziali di frammentazione, sia del plasma universale e sia della protogalassia. Inoltre, si ignora completamente se quel corpo misterioso rivelato dalle radioosservazioni, il quale forma il nucleo centrale della galassia, ha avuto un ruolo in tutto il processo evolutivo di questa, se la sua formazione ha preceduto o seguito quella delle stelle e, in generale, la sua relazione con il resto del sistema. Nessun occhio umano vedrà mai il nucleo della nostra galassia che è nascosto da grandi nubi di polvere cosmica.
ma le osservazioni radio, infrarosse e quelle in raggi X ci mostrano che proprio al centro della galassia c'è qualcosa di strano. Un corpo simile, o più corpi, si trova anche al centro della galassia di Andromeda. E corpi simili, ma estremamente più attivi, cioè dotati di una potenza emissiva molto maggiore, esistono nel centro delle radiogalassie. È probabile che questa attività dei nuclei sia identica a quella che si svolge nelle misteriose e lontanissime quasar. Sono allora le quasar le progenitrici delle radiogalassie e queste, a loro volta, mentre l'attività dei loro nuclei andava diminuendo, sono divenute poi delle galassie ordinarie? Ipotesi affascinanti, ma forse ancora troppo schematiche per rispondere alla realtà, si affacciano alla nostra mente dagli orizzonti che solo da pochi anni sono stati aperti dalle nuove scoperte astronomiche. Ma proprio l'esistenza di problemi insoluti rende più affascinante lo studio dell'universo che ci circonda e di cui noi stessi siamo una parte. L'inesauribile varietà della natura non cessa di sorprenderci quanto più profondamente cerchiamo di penetrare i suoi segreti.